Cari amici, cominciamo subito da qui con un importante articolo sull'ultimo numero di Panorama. Molto bello. Non prevalenza, la preeminenza addirittura. Va bene, dai. Marcello Veneziani sa quello che scrive e ha scritto quell'ultimo numero di Panorama, in circolazione adesso, un articolo in cui c'è scritto: per ogni criminale o incapace c'è sempre un intellettuale, un politico, un teologo che non testimonia la verità o non denuncia l'abuso. Questo è il punto essenziale. Qui siamo in una situazione di negazione della verità, non perché c'è qualcuno che ha il coraggio di negare certe cose, ma esattamente perché cercano di dileguarsi sempre. Questa gente qui devono essere schiacciati così. Parla ovviamente anche del silenzio dei magistrati. Noi abbiamo fatto 12 denunce contro quella che stava avvenendo già da un paio d'anni fa, Quella perché infame comunque razzaccia. è nato circa 2 anni fa Sì. come progetto operativo. Un sottotitolo sempre di quest'articolo è questo: come definire quei magistrati che erano a corrente del sistema denunciato da Luca Palamara nel suo libro Intervista con Sì, Alessandro Sallusti? Luca Palamara, che è un carissimo amico e che salutiamo, perché lui ci vede, giustamente 3, 4, 5 anni fa ci seguiva e aveva capito bene attraverso di noi e attraverso altre fonti, per carità sicuramente, che cosa stava avvenendo, cose che noi andiamo sputtanando a urbi ed orbi da almeno 20 anni. Racconta la nostra esperienza quando abbiamo portato una denuncia a ciò che lo conoscessero anche nel luogo giusto. Racconta. Non, ne abbiamo fatte tante, non mi ricordo più a quale ti riferisci. A Non. quando siamo andati a portare la denuncia che avevamo fatto contro la magistratura? Non mi ricordo, scusa, un momento d'amnesia, non mi ricordo proprio. Che c'erano gli uscieri che hanno detto. Ah! Sì, a un certo punto, quando ci siamo stufati di denunciare vanamente e non intervenivano, abbiamo denunciato i magistrati. Esatto. Abbiamo denunciato 11 diversi giudici della Corte di Cassazione per le loro manifestazioni estemporanee, chiamiamo così, nell'atto della presentazione dell'anno giudiziario a partire dal 2001 al 2011. Noi abbiamo denunciato tutti i presidenti della Corte di Cassazione metodicamente, con un fascicolo di almeno una trentina di pagine in cui documentavamo tutte le varie cose. E a un certo punto siamo andati al Palazzo dei Marescialli, Esattamente. a Piazza Indipendenza, dove c'è la sede dell'Associazione Nazionale Magistrati. E lì abbiamo Abbiamo depositato alla cancelleria. depositato, abbiamo detto: guardate, vi abbiamo denunciato, questi sono gli atti, vedete cosa potete fare. No, Infatti, sti vigliacchi so si sono i, i. guardati bene. No, non solo, ma i portieri, i cancellieri, adesso non mi viene la parola esatta, Gli gli uscieri, uscieri, ecco, non mi veniva, gli uscieri, venuti a sapere venuti, che. noi dialogando con loro per il motivo per cui stavamo lì e per capire che cosa volevamo, ci hanno dopo aver noi presentato tutto quello che dovevamo presentare, ci hanno dichiarato ufficialmente che anche noi li abbiamo denunciati, i nostri magistrati, per tutte le infamie di cui noi siamo direttamente a conoscenza, perché noi conviviamo giornalmente, diuturnamente con questa accozzaglia di E delinquenti. dice altroni. Capito? Ecco, questa è la situazione. Quindi che cosa vogliamo aspettare? Noi lo abbiamo fatto per creare un presupposto, per creare uno storica, un'archiviazione, un archivio storico appunto, cioè dove poter poi andare a ricollegarci come in questo caso attuale. Qui Luca Palamara, no Luca Palamara, scusa. Palamara, Sì, no, io mi confondevo con Luca Scantamburlo, scusa. Palamara.
Ecco, Luca Scantamburlo, che è carissimo amico, Luca Palamara molto meno, diciamo, infatti non mi quadrava lì per lì, sì. Ho detto c'è qualcosa che non quadra. Beh, io parlavo di Luca Scantamburlo, sì, che è uno come noi, nel senso che è uno che non ci sta e che vuole a tutti i costi portare avanti un discorso di diritto e di rispetto dei diritti e delle leggi, e non di usurpazione, come stanno facendo questi rivolta anni. In nome del diritto, sì, e in nome soprattutto del diritto naturale, perché qui stanno combattendo contro il diritto naturale, oltretutto. Allora, io ho un argomento qua da trattare, trattiamo prima il tuo, dai. Dai, prima di trattare il tuo argomento, vorrei soffermarmi un istante su alcune cose, faccio vedere un paio di libri che devono servire soprattutto per gli ingenui che credono alle notizie che vanno in giro per il mondo, che dietro qualsiasi operazione, soprattutto a livello globalista, ci sono specifici interessi. Assolutamente. Non si muove foglia che Dio denaro non voglia. Ecco. Mater matuna. Allora vi faccio vedere un libro. È questo. Il libro è di tale Mark Buchanan, Nexus, perché la natura, la società, l'economia, la comunicazione funzionano allo stesso modo. Esattamente. Natura, società, economia e comunicazione. C'è un dato abbastanza interessante che vale la pena di leggerlo per capire per quale ragione succedono delle cose e per quale ragione noi, conoscendo in retroscena, abbiamo subito denunciato la manovra politica che c'è dietro all'esasperazione terroristica sul cosiddetto Covid, e questo che io sto per leggere vi spiega come funziona il sistema e qual è la falsità. Bisogna ricordare sempre che da che esiste la società, da quando è stata creata la polis, si sono immediatamente diciamo venute a occupare alcune nicchie importanti, e quella importante è il del gestore e controllo della sicurezza interna ed esterna, quindi il capo della polizia, il capo dell'esercito, il capo del credo, lo sciamano che controllava l'ignoto, certo, e con vestiti di vario genere, compreso il cappellone, esatto, a forma di cazzo, esatto. Ricordatevi che quel sempre cappello che loro si mettono in testa è la forma del cazzo. Quello si chiama cappello frigio, in altri termini, ma è quello che dice. Ma non è frigio, non è frigio, sì, quello. Vabbè, comunque è così, vabbè. No, no, anche quell'altro, quello lì, il cappello, il mitra, il mitra, ecco, quello lì è derivato dal cappello frigio, anche quello. Bah, sì, sì, perché lo dicono loro. No, è nato da è derivato. Comunque, dalla forma del pene che gli sciamani si mettono in testa quando fanno i riti, tant'è vero che dietro ci sono le due palle, ci sono due palle dietro. Vabbè. Vado? No, io stavo dicendo, sì, quindi questi. Poi c'è lo sciamano, c'è lo sciamano, diciamo, come si chiama? Il diuturgo, come si chiama? Diuturno? No, addio, il termine greco, cioè quello che fa i medicamenti, quello che fa. Demiurgico! Demiurgo, ecco, il demiurgo. Cioè il demiurgo, e quindi sono cinque figure essenziali per il controllo della società, della polis, e da allora, attorno al 15-20 mila avanti Cristo, da allora hanno incominciato a fare i flagelli e a utilizzare questi schemi mentali qua. Come ha osservato una volta lo scomparso politologo Herbert Simon, lo scopo della scienza è scoprire una significativa semplicità in mezzo a una complessità disordinata, che è quello che succede, certo, perché in questa situazione dove ognuno dice la sua e tutti hanno paura, è chiaro che l'unica parola autenticamente scientifica è quella che trova una via semplice, che non è quello dei vaccini, perché anche in questo caso
Basterebbe che cazzo ti vuoi vaccinare se non conosci, non è stato sì, estremizzato, computerizzato e formalizzata la formula del DNA del virus? Come fai? Infatti è tutta una balla. E quindi basta farsi una domanda: cui prodest? Infatti. A chi fa interesse? I romani avevano sempre, e loro lo vediamo tutti i giorni. Individuato tutto. Basta seguire Strisce la Notizia e vediamo con grande facilità i soldi che si sono mangiati con queste mascherine, le quali tra l'altro sono la causa principale di una malattia gravissima. È una polmonite da fungo, perché il fungo si trasmette alla bocca e quindi ai polmoni attraverso la mascherina. Ma veniamo a noi. E deve servire questo esempio per far capire quali sono i moventi di carattere. Un vantaggio però, la chiusura, il lockdown ce l'ha avuto, e non c'è più quel transito di aerei ogni 3 secondi che ci passavano sulla testa con rumore assordante, eccetera, eccetera. Quindi uno dei un piccolo vantaggio, ma in tutte le cose della vita ci sono c'è un piccolo vantaggio e magari una grande pena, non oppure un grande vantaggio e una piccola pena, non esiste niente di come si dice, intangibile. Ecco. C'è un'altra definizione: scienza è qualunque disciplina in cui uno stupido della nuova generazione bella. Sa di più del genio della generazione precedente. Ci ho detto, leggo. Salvo i remake storico teorico scientifici, sì. Perché io personalmente sapevo, e poi siccome quando io sono come San Tommaso, se non ci sbatto il naso non ci credo, volevo verificare una cosa, cioè che le batterie che non sono quelle che dei tamburi, No, e neanche pure quelle che sessuali, le batterie sessuali non sono quelle. Le batterie, quelle che hanno una carica come la pila di Volta, non l'ha inventata Volta, l'hanno inventata i sacerdoti egizi circa 2500 anni avanti Cristo, per fare quando la galvanizzazione delle maschere d'oro, perché solo con la corrente si può fare quel tipo di procedura. E lo si è capito solo quando hai cominciato a scavare sotto. E l'abbiamo, io sono andato al museo di Londra, come cavolo si chiama? British Museum, sì. Al British Museum, e lì ho visto cataste di pile da questa dimensione, come fai conto una pila da un volta e mezzo, per capirci, fino a pile da un quintale come minimo, quelle che servivano appunto per fare la galvanizzazione, per creare quel potere di tensione e di amperaggio che serviva. Di queste cose ne parla compiutamente l'opera, una delle opere più importanti del XX secolo, di Pauwels e Bergier, intitolata Le Matin des Magiciens, il mattino dei maghi, sì, che ha avuto un successo enorme proprio perché raccontava queste cose di cui non si deve parlare. Ad ogni caso, vi leggo quello che c'è scritto qui per far capire quanto sia importante l'invenzione della pandemia, soprattutto quando in precedenza ti sei impossessato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Certo. È tutto lì il discorso. Certo. Quando Trump si è ritirato, ha ritirato uno dei più grossi investitori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il tutto è passato nelle mani Andersen o Grimm, dei fratelli Grimm, non mi ricordo bene, ha scritto una favola bellissima, epocale, che si chiamava Il gatto con gli stivali. Non credo che sia dei fratelli Grimm. Forse no, Andersen sicuramente no. Il gatto con gli stivali è del 500 francese. Forse è di La Fontaine, della Fontaine. La Fontaine può darsi, però siccome è ambientato nel 500 francese, e siccome La Fontaine era sotto le buona, qua, 14 buona parte delle sue favole venivano da Esopo, da Fedro, ecco, appunto. No, sono passate da Esopo a Fedro e poi alla Fontaine. Esattamente, certo. Però La Fontaine probabilmente quella è una favola originale,
perché l'ambientazione, come dicevo, è medievale, è medievale. Sì. Non lo so, chi sia l'autore. Rinascimentale. Rinascimentale, insomma, chi sia l'autore. Si parla di un gatto con gli stivali, che c'ha gli stivaloni lunghi così, e nel Medioevo nessuno andava in giro con quei stivaloni. Io l'ho citato, perché è la modalità di proposta della comunicazione che è importante, che, diciamo, ravvisare in questo, diciamo, paradigma. E cioè qualcuno prezzolato da un altro che va dicendo in giro che l'altro c'ha ragione. Che certo. L'altro è il salvatore, è chiaro? Ecco, questo è il concetto. Quindi, quando l'OMS è stata conquistata da Soros, da quell'altro testa di cazzo di oddio. Tu hai detto, poi diciamo Bill Gates. Ecco, Bill Gates. Sono loro che hanno controllato. Che hanno comprato già un paio d'anni fa, avevano assunto il pacchetto di maggioranza, è chiaro che poi gli fanno dire quello che cazzo gli pare a loro. Esattamente. È chiaro, è come il gatto degli stivali, va in giro a raccontare le cose che gli ha detto il ragazzotto. Nel libro Il punto critico, che ho già fatto vedere altre volte, perché è una delle opere più importanti che siano state scritte nel XX secolo, un libro ricco di spunti di riflessione pubblicato nel 2000 da Malcolm Gladwell, si analizza l'ipotesi che idee, pettegolezzi, ondate di criminalità e altre correnti di influenza si diffondono in una società come un virus. Il saggio spiega come le influenze si propaghino in una rete di elementi interagenti, nel caso specifico persone. È difficile credere che la fisica teorica possa fornire sostegno a un nuovo modo di concepire la pubblicità e il marketing, eppure, come vedremo, la conclusione del punto critico concorda con le odierne estensioni della teoria di Landau. Questo paragrafo qui è importantissimo. Allora leggo anche questa parte. Di norma, chiunque avesse scritto e stampato un volantino di questo tenore, è un volantino stampato dai lavoratori antifascisti. Mm-hmm. Leggi, così si capisce bene la situazione attuale, che è importantissimo. Sì. Si parla di tre fisici che poi sono stati accusati, eccetera. Di norma, chiunque avesse scritto e stampato un volantino di questo tenore sarebbe stato fucilato. Invece, parliamo della Russia del 1935, più o meno. No, parliamo della Russia di dopo. Parliamo della Russia... 50? Certo, dell'epoca degli scienziati che cominciarono a ribellarsi. Giusto, 50. Sì, quando hanno cominciato le epurazioni siberiane. No, per quanto hanno le epurazioni degli scienziati, certo, fisici che si rivelavano. Sì, tipo quello che andò poi in America, esatto. Che nel 70... Che è stata veramente all'origine della rivolta. Sì, come si chiama, porca carina? Del Sakharov. Esattamente. Ecco. Invece, per misteriose ragioni, ai tre fisici fu risparmiata la vita. Korets fu spedito in un gulag siberiano in cui riuscì a sopravvivere per 20 anni, un fisico, nonostante i lavori forzati. Poi nel 1958, quindi parliamo del 38, e lui è stato 20 anni lì. Nel caso sì. Sì, però non parliamo di... Sì, poi questa storia ha avuto un seguito attorno al 55. Rumer fu mandato in un gulag speciale dove si faceva ricerca scientifica e ingegneristica e dove passò 10 anni. Landau, il presunto capo della banda di sovversivi, fu sbattuto nella Lubianca, il penitenziario situato nel centro di Mosca, e 6 mesi dopo firmò una piena confessione in cui ammetteva come... altro che Sacra Inquisizione. Niente di nuovo comunque. No, assolutamente. Ne parleremo dei roghi. Ammetteva come all'inizio del 1937 lui e i suoi compagni fossero giunti alla conclusione che il partito era degenerato. Ecco la cosa, il Partito Comunista Russo, esattamente come il Partito Comunista Italiano. Esatto. Il governo sovietico non agiva più nell'interesse dei lavoratori, ma nell'interesse della piccola cerchia al potere,
cosa vera, cosa comprovata. Adesso di più, scusa, interrompo un attimo, di più ancora che non fanno neppure gli interessi di una cerchia elettiva loro, cerchia, sono loro personali. Sono loro venduti alla cerchia finanziaria mondialista, sì, che è la cosa ancora più grave, manco fossero stati, almeno erano nazionalisti, certo, interni. E per il bene del paese bisognava rovesciare il governo esistente. Questa è la confessione che dopo anni o mesi 30 anni, di gulag o di carcere alla Lubianca, ve lo consiglio per fare una cura dimagrante. Ah, a proposito, notizia di stamattina, fra i privilegiati che saranno scelti per fare la vaccinazione di massa, i primi saranno gli obesi. Bene, benissimo. Mi sembra giusto. Questo mi sembra giusto. Sì, dimagriranno subito, state tranquilli. Particolare degno di nota, Landau non fu giustiziato, ma rimase in prigione, dove 6 mesi dopo la fortuna gli arrise di nuovo. All'inizio del 1939, Petre Kapitsa, un fisico di fama internazionale, scrisse al primo ministro sovietico Vyacheslav Molotov, spiegando che in laboratorio aveva fatto una scoperta singolare che nessun fisico a parte Landau era in grado di capire, e Landau fu subito rilasciato. L'interesse nazionale, certo, erano amici, lui ha fatto questo giochetto qui e quello c'è cascato. È da perfetto ignorante politico, sì, come tutti i politici, giustamente, c'è cascato. Se la polizia... basta sempre, perché loro ragionano, i politici ragionano in base alle turbe psichiche che hanno e al terrore dell'ignoto. Lui, Molotov, ha risposto esattamente a questo stimolo. Lui gli ha dato l'ignoto, che conosceva solo Landau, certo, e lui c'è cascato perché non ha capacità di intendere e di volere. È naturale, chiaro. E però c'ha paura dell'ignoto. Se la polizia segreta sovietica avesse deciso altrimenti, oggi la fisica sarebbe assai diversa. Sì. Landau riuscì a decifrare la scoperta di Kapitsa nel giro di pochi mesi e nei successivi 30 anni diede importanti contributi ai più svariati settori della fisica, come l'astrofisica, la cosmologia, lo studio dei materiali magnetici. Inoltre formulò una nuova rivoluzionaria teoria delle transizioni di fase, spiegando in che modo cambino forma sostanze di ogni tipo, come il ghiaccio solido che si scioglie in acqua nel gin tonic, o il ghiaccio secco che si trasforma in fumo su un palcoscenico. Quella di Landau è in sostanza una teoria delle reti. Ma torniamo al discorso iniziale. Ecco, a proposito di teoria delle reti, c'è gente che parla di internet in maniera, diciamo, quasi sudditale, nel centro, nel senso che non ha capacità di intendere e volere, quindi partendo da basi teoriche solide, e che riferisce proprio in maniera superstiziosa. Diventa certi... subito tutto superstizione. Sì, superstizione. E quindi accende un percorso logico che trascende dalla realtà, perché se conoscessero la teoria delle reti saprebbero tutta una serie di elementi che quelli che fanno passare internet come un mostro, come certe capacità assolutamente intransigibili, come certe possibilità insostituibili, eccetera, sorpassabili, ovviabili, non avrebbero questo timor panico, no? E quindi riuscirebbero, diciamo, a capire... Panico, va. Panico, sì, panico, perché c'ho un amico che si chiama Panico. Sì. Di cognome. Capito? Quindi tutto questo per dire che la gente parla di cose che non conosce e che quindi su quei castelli di carta imbastisce tutta una trama che realmente non esiste. Ma e poi succube di queste persone che, non capendo niente neppure loro, i nostri governanti, però avendo timore dell'ignoto, come Molotov ha dimostrato anche, infieriscono su quegli ancora più succubi di loro del terrore dell'ignoto. Tra l'altro, a questo punto mi hai dato lo spunto per dire, per fare una riflessione per i nostri amici. Voi vedete
come vanno in giro certe femminazze che vengono chiamate influencer. Sì, 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 poveracci, mi fanno una compassione. Queste influencer in realtà, attenzione, sono schegge o spezzoni di schegge che servono per interferire con i veri influencer, infatti, che sono quelli politici, sono quelli scientifici. Infatti. Non si vuole che la gente percepisca attraverso l'informazione alternativa concetti che poi diventano acquisizioni durature e che sono all'origine di tutte le rivoluzioni. Certo. Allora cosa ci mettono? La ballerina. No, ma gente che non ha titoli di niente, neppure sì, come ballerina. Se li inventano. Se li inventano, tu vedi sulle cose, vedi fotografie di ragazzotte da 4 soldi. E sotto c'è scritto, questa è una grande influencer. Ma sono loro che creano queste situazioni, sono delle interferenze. Bisognerebbe fare uno studio, ma chi ha il tempo e chi ha la voglia, di vedere quando vengono create queste influencer, che vengono create poi, perché c'è tutto un giro di chirurghi estetici, di barbieri, di parrucchieri, di coiffeur e di tutto il resto, alimentazioni alternative, che sono tutte cose importantissime che servono appunto per distrarre l'attenzione dai concetti più importanti che comunque girano lì. Ecco perché si parla di influencer, ecco perché in tutti i giornali cosiddetti femminili, che sono quelli che vanno di più in Italia, perché c'è una tiratura infinita. Sì, perché parlano di gossip prevalentemente, è chiaro. Solo gossip, solo chiacchiera, e tu vedi tutte queste ragazzotte da 4 soldi, come fosse quella che pretese poi... Beh, basta vedere quella svedese che si è fatta la campagna ambientale 2 anni fa, che è sparita, come si chiamava? Sì. Ma ancora c'è. Ancora domina su certe piattaforme. No, oramai chi gli crede è proprio da ricovero psichiatrico. Perché non è proprio... Io leggerò un capitoletto. Già lei è da ricovero psichiatrico, sì, poverina. Sì, poverina, sì. No, ma ti immagini, ci sono gruppi... Tutta un'operazione della madre, del padre, tutto ci sono gruppi dietro. Di fedeli ammirati e meravigliati che la seguono come in una processione. Come quelli che seguono Bergoglio, uguale. Esatto. Fideisticamente uno può credere a quello che cazzo gli pare. Esattamente. Anche a Dio cane, a Anubi. Sì. Vuoi credere a Anubi? Non è una bestemmia questa, ma è Anubi. Allora, c'era quella che, capito, a furia di sculettare davanti Erode, riuscì a far tagliare la testa. Come si chiamava? Vediamo se te lo ricordi. La danza dei 7 veli. Sì, ma lei come si chiamava? Era? Teste cazzo. Vabbè, non mi ricordo. Mi viene Deianira, ma non era Deianira. Ma non è Deianira. No, infatti. Vabbè, poi mi verrà. Riuscì a far tagliare la testa a un esponente della cultura alternativa. Capito? Ed era una ballerina. Ed era un influencer. Le cose vanno lette per quelle che sono, chiaro? Certo. È Dalila, bravo. Dalila e Sansone, no, quella è un'altra. Sì, e quello è Sansone, giusto? Dalila sedusse uno con i capelli lunghi. Sì, gli ha tagliati gli ha tagliato il pisello. E quello hai fatto. Allora, leggiamo questa. L'inizio di un capitolo che si chiama Una rete intricata, per riuscire a farvi capire come funziona il sistema. Aspetta il controllo. Tanto seguita. Nel luglio del 2001 un ente governativo giapponese favorevole alla caccia delle balene comprò mezza pagina di spazio pubblicitario su diversi quotidiani di Soldivante e di altri paesi e vi scrisse: le balene aumentano sempre di più, mentre
le riserve di pesce stanno mettendo in concorrenza con diminuiscono a vista d'occhio. Le balene stanno mettendo a repentaglio l'industria nipponica della pesca. Questo è vero, è in parte vero, giustamente. L'industria della pesca nipponica effettivamente è in crisi, ma per altri motivi. Ma l'industria della pesca nipponica si basa soprattutto sulla pesca d'alto mare. Sì, e sulle balene, perché i giapponesi sono grandi mangiatori di balene. Sì. Anche perché credono che sia afrodisiaco la carne. E come no? La carne delle balene. Le balene aumentano sempre di più, mentre le riserve di pesce diminuiscono a vista d'occhio. Le balene stanno mettendo a repentaglio l'industria nipponica della pesca. Ma guardate quant'è interessante sta cosa, perché io poi conosco molti retroscena della questione e per il momento mi taccio. L'annuncio apparve nel periodo in cui a Londra i 40 delegati dell'International Whaling Commission si riunivano per discutere della moratoria mondiale che durava da 15 anni. Il Giappone sperava che la moratoria venisse sospesa e che gli fosse permesso di riprendere la caccia a fini commerciali. Vedete come c'è dietro il fine commerciale. La moratoria stabilisce che i paesi firmatari possono continuare a massacrare tutte le balene che vogliono, ma solo a scopo di ricerca scientifica. È vero. Sì, sì. È veramente una violazione dell'intelligenza umana, un apostrofare del genere, però è quello che hanno scritto. Ma perché la bambina che si preoccupa del futuro del pianeta in realtà non opera contro i paesi in via di sviluppo? Assolutamente sì. Perché l'invenzione dell'inquinamento è per bloccare lo sviluppo della industrializzazione dei paesi poveri, non perché vedete se per quello che ha detto quella bambina c'è stata qualche grande ente internazionale che ha smesso di produrre i propri prodotti. Semmai ha fatto il contrario, ha inventato la congiuntura Covid per poter vendere i prodotti industriali, perché ricordiamocelo bene che l'industria farmaceutica è industria, mascherata da ricerca, ma è industria. Il Giappone ha sfruttato più che poteva la scappatoia legale, uccidendo ogni anno 400 balenottere minori e trasformandole in pancetta, da servire nei ristoranti o in cubetti di grasso da vendere nei mercati. È la stessa cosa dei cinesi, no? I quali che cosa fanno? Vendono niente un po' di meno che i pipistrelli, ma se li mangiano loro. A me non me li danno da mangiare, semmai li diamo da mangiare ai membri ha approvato la commercializzazione delle cavallette, dei ragni. Certo, buonissimi. Li diamo tutti da mangiare a quelli che hanno fatto. Cinesi. No, a quelli che fanno la vaccinazione. Anche. Appena fatto. Come premio, no? Io mi ricordo che una volta. No, ma adesso addirittura offrono una birra gratuita se ti fai la vaccinazione. Io invece cambierei, la birra non offrirei, ma offrirei coglioni di pipistrello che fanno bene all'uccello. Il pipistrello, l'uccello. Fa rima. La moratoria stabilisce che i paesi firmatari possono continuare a massacrare tutte le balene che vogliono, ma solo a scopo di ricerca scientifica. Quindi, questo è il punto. Sei malato, si diffonde la pandemia. E io dagli, poi ti curo. Dagli il vaccino e sarai salvo. In eterno. Così dice il Vangelo della Sanità. Secondo Giuseppe. Ma... No, ma è bello, io mi sono sempre domandato, ma quando hanno trovato i papiri nel 54 dei quasi 500... Li hanno coperti subito. Sì, no, ma io dico, ma una religione seria
dovrebbe prendere in considerazione, a parte il fatto che ce n'erano già di apocrifi anche in epoca romana, ma volendo prendere per buoni o comunque di storicamente rilevanti quei dati lì, ma vuoi fare un attimo una revisione della tua non lo faranno mai, se no va contro la dottrina, no? Appunto, questo a dimostrare che tutte le religioni sono come la scienza, come questa scienza qui, monocratiche, cioè non ammettono la diatriba, la possibilità di discutere. Ma tu vedi questo Papa che ammette tutto fuorché ammettere quello che deve dire, gli va bene chi sono io, ma cazzo l'hanno messo apposta lì, stai lì apposta per siamo testa di cazzo, ma se lui me lo dicesse a me, io l'ho detto tante volte, chi sono io? Io gli risponderei subito, sei una testa di cazzo. Ah, certo. Nel corso delle loro ricerche scientifiche, i cacciatori hanno aperto la pancia dei cetacei catturati a scopo, mirabile dictu, che le balene mangiano pesce, cazzo! 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 Ma non mangiavano solo i gamberetti quelli microscopici, il plankton? Non mangiavano il plankton una volta? Ma c'è pure il famoso leviatano, la balena bianca, certo, che si è mangiato i coglioni al capitano. Il capitano Hakam, il cacciatore. Troppo forte. Perciò si sono messi a strillare che è colpa delle balene se la popolazione ittica sta diminuendo, capito? Oh, io ho sempre saputo che le balene mangiavano, c'avevano i fanoni apposta perché mangiavano i grill. Sì. I krill. Sì, è vero. È vero. Beh, oddio, anche nell'ambito delle balene c'è specie specie. In ogni caso, questa è tutta una invenzione fatta per giustificare la caccia alle balene. Punto. Così come il Covid è stato inventato per vendere vaccini. Il dirigente di un'industria di lavorazione della carne di balena, al momento attuale in crisi, ha fatto eco ai cacciatori dicendo: le balene mangiano proprio pesci piccoli che pescano i nostri pescatori. Prima della moratoria cetacei e pesci coesistevano. Adesso, a causa del divieto di caccia, le balenottere hanno il campo libero e noi prendiamo sempre meno pesce. E chi se ne frega? Per l'industria nipponica della pesca il ragionamento non fa una grinza, anche se di fatto capovolge la realtà. Sarebbe come dire ai picchi la colpa delle Greenpeace. Sarebbe come dire ai picchi la colpa della Greenpeace. Sarebbe come dare ai picchi la colpa della deforestazione. Era qui. E la logica è questa. La travisazione fra causa ed effetto. La sostituzione del concetto di causa al concetto non di non so effetto. Se avete capito bene, il picchio è quell'uccello che col becco distrugge un pino in un secolo, capito che cazzo è? Allora danno la colpa, è stessa cosa. Ma neanche, perché anche i pini con i buchi nel tronco continuano a campare, allora si allargano, no? Non è quella la modalità della morte. Prove scientifiche schiaccianti dimostrano infatti che non sono le balene, ma è la pesca commerciale a devastare gli ecosistemi marini di tutto il mondo. Io vi ho letto questo per riuscire a farvi capire che tutto quello che questi signori inventano per spaventare i coglioni è uguale a queste operazioni fatte dall'ente pesca dei giapponesi. Arrivederci. Chiudo. Sempre so long. Sempre. E